Siamo dati Gesù e Maria. Sempre il Signore dati. Abbiamo ascoltato nella prima lettura uno dei brani più belli e più importanti sia dell'Antico della Genesi sia dell'Antico Testamento, sia in particolare della vicenda personale di Abramo, capostipite dell'antica alleanza, il nostro padre nella fede. Il nostro padre nella fede, anche grazie a questo che è stato il secondo episodio saliente della vita di Abramo, dove la sua fede è stata manifestata. Volta quando partì da uno dei Caldei per ignota destinazione, quindi fidandosi del Signore, la seconda volta qui, quando ad età avanzata con la moglie, anche lei molto avanti negli anni, sterile, ancora senza figli, Dio gli promette, non solo io per tuo figlio, e gli dice, guarda questo paese, guarda la tua discendenza, alza gli occhi al cielo, vedi un po' se conti le stelle, e tale sarà la tua discendenza. E interessantissimo quello che dice la scrittura, egli credette al Signore e Dio lo accreditò come giustizia. Su queste parole poi il Nuovo Testamento, sia San Paolo che San Giacomo, hanno scritto molto, ha convinto. Non è facile avere una fede come quella di Abramo, insomma, credere che Dio possa fare qualcosa di assolutamente impossibile secondo, ecco, le forze umane. Capite che la fede di Abramo ha subito pensare, c'è un bellissimo canto trovato di un signor Frisina che li mette in paragone a chi altro è che fa un impossibile. La Madonna, cosa gli dice l'Arcangelo Gabriele? Ti nasce un figlio, però poi dello Spirito Santo, nulla è impossibile a Dio. E anche la Madonna ci credette, quindi queste due storie esistenziali di vita ci fanno capire proprio a livello profondo cosa significa avere davvero fede nel Signore. Quando Gesù dice, se aveste fede quanto un granello di fede, dice, ma la vorreste dire a questo monte esposta, si riferisce a questa fede, quella fede che concede a Dio l'onnipotenza che Lui ha, che però deve essere fatta nostra, deve essere veramente creduta come certa. Noi sappiamo che tutto è soggetto immediatamente all'onnipotenza di Dio e che qualunque cosa il Signore vuole la può fare. Se non la fa, non è perché non può, ma è perché non vuole. E quando lui vuole una cosa, noi siamo sempre pronti a obbedirgli. Gesù per il Vangelo ci dà un importante criterio di discernimento. I falsi profeti, dovete sapere che i profeti non sono quelli che predicano il futuro. Profeta, in greco profemi, significa parlare a nome di. Sono quelli che si accreditano presso di lui come uomini di Dio, come gente che parla a nome del Signore, come banditori di qualche verità. Allora, ci dice attenzione che questi vengono da voi in veste di agnelli, ma dentro sono lupi rapaci, quindi un conto è l'apparenza e come si presenta, ma un conto è quello che sono. Come facciamo a riconoscerli? Gesù usa queste immagini. Non si raccoglie uva dalle spine, né fichi dai rovi. Ora, che significa? Allora, l'uva sapete che è il frutto con cui si fa il vino, giusto? Tra poco lo consacro. E il vino simboleggia nella Sacra Scrittura e anche il vino consacrato, il sangue di Cristo, come simboleggia? Simboleggia l'amore. Il figo, io non sono un mangiatore di frutta, dico sempre, i fichi non ho mai mangiato in vita mia, perché mi fanno abbastanza impressione, ma chi li conosce dice, afferma che è il frutto più dolce, tra i frutti più dolci che esistono. E quindi nella letteratura spirituale il figo è costato la dolcezza. Quindi chi è una persona che veramente si può accreditare con l'amore di Dio? Una persona che è piena d'amore e è piena di dolcezza. Attenzione, perché qualcuno, pure il diavolo quando fa le tentazioni si avvicina, tanto che si è venuto quanto, bisogna metterli alla prova. Perché è facile essere amorevoli e dolci quando ti dicono sì sì, è più difficile quando si è provati. Quindi quando c'è un amore provato, provata, forse la persona che ti sta parlando è credibile veramente in quello che dice, se no fai attenzione, perché potrebbe essere un lupo vestito da agnello. Quindi con questo Gesù cosa sta dicendo? Noi non dobbiamo mai giudicare le persone, mai, però i comportamenti oggettivi sì, perché io devo capire di chi mi posso fidare o di chi non, e di chi non mi posso fidare o non è prudente fidarsi. E quindi dobbiamo avere dei criteri di discernimento oggettivi sui comportamenti. E Gesù in questo Vangelo qualcuno
ce ne dà, ce ne sono tanti altri, ma questi sono i primi, perché i santi dicono: uno non è santo se fa delle belle prediche, se fa i miracoli, se fa chissà cosa. La santità si vede nel tasso di amore e soprattutto nel tasso di mitezza e di dolcezza. Quando ci stanno queste due cose, perché il diavolo non riesce a simularle a lui, capite? Perché appena qualcuno stuzzica un po' una persona che non è di Dio, gli esalta il sistema nervoso e l'amore si trasforma in altro, l'amore apparente. Quando invece una persona è un uomo di Dio, più le provi, è come l'uva, no? L'uva fino la devi spremere, di più la spremi e più mosto da vino riesce. Teniamo presente queste cose, perché specialmente oggi sono molti, in tanti chiacchierano, strillano, urlano, parlano, si propongono insomma come grandi maestri, ma pochi sono veri maestri, che il Signore ci aiuti sempre a fare discernimento tra chi è vero maestro e chi vero maestro non è. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.